Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Epifania vuol dire manifestazione. Ovviamente non è solo la Befana, è la festa della manifestazione di Gesù. Manifestazione a chi? Manifestazione a tutti i popoli rappresentati dai magi. Anche nei nostri presepi, le nostre statuine di solito rappresentano i magi, uno giallo, uno rosa e uno nero, proprio a indicare che tutti i popoli, tutti gli uomini di tutte le razze e le culture sono invitati al presepio di Gesù, a seguire la stella per incontrare lui. Non è solo un simpatico raccontino leggendario, è un itinerario di fede. I magi rappresentano tutti gli uomini e le donne del mondo che cercano la verità, che cercano Dio, che cercano il bene. Scrutando il creato, scrutando le stelle, i magi vedono qualcosa di nuovo. La stella nella Bibbia è un simbolo messianico. Si accende quando nasce un re, è per quello che vanno da Erode sbagliando clamorosamente strada, vanno dall'uccisore dei bambini. Ma non importa se nella ricerca ogni tanto sbagliamo strada, la cosa importante è continuare a cercare. E vanno a chiedere: dov'è il re dei Giudei che è nato? Ecco, hanno visto un segno nella loro vita e sono andati a cercare di incontrare questo segno vivo. E Erode, insieme a tutta Gerusalemme, scruta le scritture, come a dire, nella ricerca di Dio, alla fine, gira e gira, bisogna andare a leggere le scritture di Israele se vuoi incontrare Gesù. E la scrittura risponde: nascerà a Betlemme di Giudea, come ha detto il profeta. I magi vanno. È interessante notare che invece Erode e tutta Gerusalemme non si muove, benché Betlemme e Gerusalemme siano vicinissime. Bisogna invece andare. Nella fede non si può stare fermi, non si può stare seduti sulle certezze acquisite o pensando di essere già a posto. Bisogna mettersi in cammino spirituale, in questo caso anche in cammino reale, ma soprattutto è il cammino del cuore. E allora avviene l'incontro. Trovarono, seguendo la stella e seguendo la gioia che la stella dava, perché la ricerca di Dio, di Gesù, è anche gioia,
Entrati nella casa, videro il bambino e sua madre. Ancora una volta la sottolineatura che è Maria, che rappresenta sempre la Chiesa, è la comunità che ti offre Gesù. E in quell'incontro si prostrarono e l'adorarono con i famosi tre doni, oro, incenso e mirra, doni simbolici, l'oro del re, l'incenso di Dio, la mirra che avrebbe unto il corpo donato di Gesù sulla croce. E poi tornano per un'altra strada, avvisati dall'angelo, ma questo vuol dire che quando incontri Gesù la tua vita cambia, prende un'altra strada, una strada nuova, una strada di vita, una strada di gioia. Auguri che come i magi anche ognuno di noi si metta alla ricerca sempre nuova di Gesù. È sempre un nuovo inizio, ognuno di noi cerchi la sua stella e sia magari anche lui stella per altri.